Ben ritrovati in primo piano l'inchiesta della DDA di Napoli che ha decapitato il nuovo clan del Partennio nella città di Avellino. Fanno discutere i collegamenti con la parte politica nelle intercettazioni ambientali. È spuntato anche il nome del coordinatore provinciale della Lega di Avellino, Sabino Morano, che è il nostro ospite. Ben ritrovato intanto. Sabino Morano si è autosospeso dopo appunto la diffusione di queste notizie rispetto a questa inchiesta, ma cerchiamo di capire come il suo nome finisce in questa storia. No, veramente mi sono autosospeso prima perché ho ricevuto un'informazione di garanzia, quindi ho immediatamente scritto una lettera al partito, una mail in cui mi autosospendivo perché penso sia giusto così. Cominciamo col dire che io mi trovo coinvolto in questa storia rispetto a un'accusa di a un'ipotesi di reato di voto di scambio favorito da organizzazioni mafiose. È una vicenda legata alla mia candidatura a sindaco del 2018, durante la quale insomma alcune persone che poi sono state oggetto di misure cautelari in questa operazione, parlando tra di loro, insomma, diciamo esprimevano una preferenza. Chiaramente questa vicenda ha ingenerato dei dubbi negli inquirenti che hanno ritenuto opportuno iscrivermi nel registro degli indagati. Ecco, negli atti dell'inchiesta si fa riferimento a delle promesse che lei avrebbe fatto a queste persone che sono indagate per quanto riguarda l'approvazione di pratiche edilizie, di cui è nata l'accusa di voto di scambio. Non si fa riferimento a nessuna premessa precisa, almeno in nei documenti che ad oggetto dell'informazione di garanzia si fa riferimento a delle conversazioni tra alcune persone indagate che esprimono una preferenza dando un giudizio generico, dire quella è una persona che è sempre stata disponibile, in questo senso non fanno riferimento a nessuna vicenda specifica di promesse elettorali. C'è un passaggio che può essere equivocato legato a un riferimento ad una scuola, però penso che si tratti veramente di un equivoco insomma, totale sull'argomento. Vogliamo spiegare perché appunto... Però prima ci tenevo a dire una cosa. Ho deciso di autosospendermi immediatamente dalla Lega per una questione specifica, perché essendo questa vicenda maturata in un periodo antecedente alla mia adesione alla Lega, e siccome purtroppo, per quanto io sia assolutamente sereno rispetto alla situazione generale, perché sono assolutamente consapevole della mia innocenza, però mi rendo conto che in questo paese non c'è un clima per cui si può, diciamo, ragionare tranquillamente di queste cose. Un'informazione di garanzia diventa facilmente, nelle mani di una stampa ostile, di un avversario politico, un mezzo per screditare una formazione politica. Non mi sembrava assolutamente giusto coinvolgere il mio partito in questa vicenda, anche perché, ripeto, quando all'epoca dei fatti io non ero iscritto alla Lega ed ero candidato sindaco della coalizione del centrodestra venendo da un'area più vicina a un altro partito. Ecco, i rapporti con i fratelli Galdieri che sono indagati in questa inchiesta, appunto in una intercettazione si fa riferimento al suo ruolo di candidato sindaco e viene detto Sabino Morano si è messo sempre a disposizione. A cosa si fa riferimento? No, ma si fa riferimento a fatti assolutamente di natura completamente diversa, perché tanto per iniziare io non ho mai amministrato questa città, io da quando ho 14 anni sono sempre stato all'opposizione di questa città, ho fatto sempre scelte non facili, e anche il mio modo di fare politica è sempre stato molto lontano dalla vita amministrativa del capoluogo, ho sempre ragionato le questioni su respiri più ampi e in genere mi sono dedicato sempre a un discorso politico più di respiro provinciale e nazionale. Credo che il riferimento si faccia al fatto che tante volte ho aiutato delle persone che magari avevano bisogno di contattare un chirurgo particolarmente bravo, insomma ho fatto da tramite per dei casi umani,
insomma, di persone di questo tipo, ma in questo senso sono conosciuto come una persona disponibile, ma assolutamente non rispetto a questioni legate ad attività amministrative, che poi tra l'altro non ho mai svolto, cioè non ho mai avuto ruoli tali da rendere possibile situazioni del genere. Ecco, lei è molto discreto, non vuole fare riferimento a una vicenda privata che evidentemente riguardava uno dei fratelli Galdieri, che poi è venuto a mancare, insomma, quindi è preferibile evitare riferimenti diretti. C'è un altro passaggio riferito, appunto, come diceva lei, ad una scuola, e viene detto, appunto, Sabino, ricordati di questa scuola, che storia è questa? No, questo riferimento è molto preciso, perché poi conservo il messaggio mandato da questa persona, che è una persona assolutamente incensurata, che diceva, abitando nella zona di Via Piave, diceva nel programma occupati della scuola d'Andalieri, la scuola d'Andalieri è la scuola dove io ho fatto le scuole medie, dove molti di noi hanno fatto le scuole medie, che è restata da anni abbandonata, non si è capito bene per quale motivo, a un certo punto fu evacuata dal comune ed è consegnata al degrado, e quindi infatti io feci una serie di video su varie questioni della città, sui buchi al corso, dei palazzi non ricostruiti, sull'isochimica. Uno di questi video fu appunto sulla Dandalieri. Quel messaggio faceva riferimento a quello, cioè la scuola media della Dandalieri, cioè vi si sollecitava, come tra l'altro facevano molte persone in quel momento, perché io andavo in giro col telefonino a fare i video, mi sollecitava un interessamento per porre l'attenzione su quella vicenda particolare. Poi voi conoscete il mio modo di fare politica, io ho fatto una campagna, chi è di Avellino lo sa, io ho fatto una campagna elettorale amministrativa in cui ero candidato sindaco, quindi non è che andavo alla ricerca della preferenza. Ho fatto una campagna elettorale completamente mediatica, perché mi trovavo in una condizione di assoluta disparità di forze. Quindi feci una campagna elettorale tutta basata su programmi, su idee nuove, sulla proposta di assessorato a Diego Fusaro, venne il regista Edoardo Silos Labini, facemmo degli incontri con Gaetano Quagliariello, insomma, venne Alessandro Cattaneo. Cioè, fu una campagna elettorale basata tutta su una mediaticità veramente stride, cioè mi fa veramente un po' pensare, prima a me mi suona così strano immaginare che in quella campagna elettorale basata tutta sul voto d'opinione io potessi andare a chiedere il voto o a gruppi di persone, elementi di pressione, cioè, cosa che tra l'altro poi non ho mai fatto, perché non appartiene al mio modo di fare politica, che da sempre è stato lontano dalle dimensioni amministrative e locali, insomma, e soprattutto in quella campagna elettorale era completamente una cosa inutile, perché quando tu sei candidato a capolista, a sindaco, il tuo ruolo è quello di andare in televisione, cioè non deve essere tu che vieni a giro a fare consenso, insomma, non è che devi andare a cercare la preferenza. Ecco, in quella campagna elettorale fece scalpore la candidatura di Damiano Genovese, figlio del boss Amedeo, un caso che rimbalzò agli onori della cronaca nazionale. Lui era candidato all'epoca con la Lega, partito con il quale lei ancora non aveva nulla a che fare, però insomma era nella coalizione. Sostanzialmente è stato un errore, secondo lei, coinvolgere Damiano Genovese in politica con la vostra pattuglia politica? Io sicuramente non parlo di questioni di scelte fatte da altri, perché sarebbe assolutamente fuori luogo. La scelta sua, insomma, la candidatura di Genovese. La lista della Lega non la feci io, cioè io ero candidato sindaco, la lista della Lega la fece l'allora segreteria provinciale, io non avevo ancora aderito alla Lega. C'è da dire, come candidato sindaco, trattandosi di persona assolutamente incensurata all'epoca dei fatti, non è che c'era qualche motivo ostativo reale per insomma impedire una candidatura, a onore del vero. Certamente fu una scelta della Lega di allora. Io credo insomma, di vivere di essere capitato in una contingenza forse anche un poco sfortunata di questioni legate a una serie di eventi che si sono un poco, perciò magari hanno potuto ingenerare qualche equivoco, però
credo che la mia storia personale in questa città sia una storia abbastanza... Non la voglio giudicare se buona o cattiva, ma sicuramente improntata a un impegno politico disinteressato, cioè lontano da vicende di affarismo o di interessi privati. Però la politica dovrebbe tenere fuori presenze, se vogliamo, discutibili da questo punto di vista. Vabbè, poi bisognerebbe decidere chi decide che è una presenza discutibile. A me questi sono percorsi sempre pericolosi, insomma. Per qualcuno, da oggi pure io sono una presenza discutibile, magari. Intanto le hanno incendiato anche le auto. C'entrano questi episodi con questa inchiesta, secondo lei? Non ne ho idea. Sicuramente non se ne fa riferimento nel... Però non ha mai capito chi il momento di questa di questi due episodi. Un mistero assoluto, perché poi... cioè non c'era nessuno, a mio avviso, che potesse, insomma, avere con me. Tant'è vero che è stato uno stranissimo episodio, perché molto violento, però assolutamente né prima né dopo ho ricevuto mai una minaccia, un avvertimento, una rivendicazione, una cosa. Cioè, è una cosa che ancora oggi non riesco a capire. Mi interessa il mistero su questa storia. Sì. Intanto cosa cambia per lei da oggi? No, io serenamente continuo a svolgere la mia vita, a scrivere, ad avere il mio impegno sociale, politico, in senso ampio del termine, perché non penso che debba cambiare qualcosa in particolare. Cioè, stiamo, chiaramente abbiamo fiducia nell'operato della magistratura, spero di poter essere ascoltato quando prima è possibile per dare tutti i chiarimenti del caso a chi sta svolgendo le indagini. Ovviamente sono tranquillo, perché ho la coscienza assolutamente limpidissima di chi sa di essere completamente estraneo a tutta qualunque vicenda che possa avere un fumus vagamente illegale. Cioè, poi voglio dire, se si vuole contestare un aspetto teoricamente opportuno o meno di qualche vicenda, è un discorso, però dal punto di vista, e poi là entriamo nelle opinioni, appunto, e quindi per chiunque, però dal punto di vista legale io sono convinto di aver sempre operato in maniera completamente votata alla più assoluta legalità, tra l'altro stando anche molto a distanza da meccanismi clientelari, non necessariamente illegali, però che comunque non mi appartengono. Per chiudere, che risvolti politici ci saranno rispetto a questa inchiesta, secondo lei? Insomma, la sua carriera è rovinata? Questo me lo dirà la storia, spero di no, spero proprio di no, perché sarebbe veramente una beffa. Salvini l'ha saputo, no? Sì, no, vabbè, ho notificato al partito questa questione. Tra l'altro, voglio dire, non è che io sia il primo indagato in Italia, cioè ho avuto un avviso di garanzia per una vicenda elettorale, una cosa che succede molto spesso, insomma, non è... L'accusa è abbastanza pesante, voto di scambio politico. Sì, no, proprio per questo reato succede abbastanza spesso, cioè nel senso, perché poi, voglio dire, soprattutto al sud. No, non credo, non credo, anche al nord ci sono state parecchie accuse di questo tipo. Intanto le auguriamo di risolvere quanto prima questa sua situazione, almeno imbarazzante, possiamo dire, sì, dal punto di vista personale. No, io sono sinceramente molto dispiaciuto, perché quando poi si imposta una vita politica in maniera assolutamente disinteressata, assolutamente votata ha una visione politica, giusto o sbagliata che possa essere considerata, però ha una visione politica, essere accomunato a questioni di interessi di piccolo capitale, non voglio dire nemmeno di fatti criminali, ma di interessi di piaceri, pratiche amministrative, per me è veramente triste, insomma. Staremo a vedere. Intanto grazie Sabino Morano, in bocca grazie al lupo per questa vicenda. Io ringrazio regia per noi Orlando Matarazzo, grazie naturalmente a quanti ci hanno seguito. Arrivederci. Thank you.